Salve a tutti, ben ritornati su Construction Simulator. Allora, andiamo su, iniziamo sulla carriera, andiamo a eredità culturale, trasporto pesante, peso della storia. Gli scavi al vecchio monastero sono quasi terminati, i reperti rinvenuti potranno essere trasportati al museo attraverso il sentiero della foresta. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo prendere la scavatrice. Possiamo prendere qualsiasi cosa. Sì, ok, perfetto. No, vado a vedere, ragazzi, perché nel caso c'è solamente la terra, significa uno scavo molto piccolo, quindi è inutile prendere l'escavatore. Poi, la gru, recupero manufatti. La gru solamente questa? Ahia, questa non ce l'ho. Autogru, mezzo consigliato, autogru, dobbiamo comprarlo allora. Mettere a sicuro i manufatti, va bene. Sposta sul puntatore e metti a sicuro i manufatti, va bene. Posizionando i componenti speciali, che ovviamente sempre con l'autogru. E la consegna. Consegna i manufatti ai punti indicati nella della destinazione. Ah, qua non c'è bisogno di questo, c'è bisogno, vedi? C'è bisogno di questo qua. Allora, dobbiamo prendere... lui lo prendiamo? O è troppo grande? Vabbè, ma chi se ne frega di questo? Prendi. Prendi. Con i camion, ovviamente. Ragazzi, off camera, stavo facendo un lavoro con lui. Purtroppo, avendo quattro, diciamo... come dire... sostegni, ecco. Quando dobbiamo prendere la gru, purtroppo, ahimè, non sempre funziona, nel senso di dover azzeccare proprio il punto esatto per mettere i piedi, perché praticamente non lo so perché, ma non funziona sempre, e questo mi rode un po' i chiccherini, però, E che dovevamo prendere più? I camion, questo qui. Ah, dobbiamo comprare la gru. Ok, mappa. Compriamo la gru. Ok, entra. Compriamo la gruona. Che la gruona dovrebbe stare da queste parti. Vediamo un po', questa qui. Yes. Acquista. Yes. Sì, tanto i soldi ce li facciamo subito. Allora, quindi. 3. Portiamo tutto lì, dai. Portiamo tutto lì. Perfetto. Da qui possiamo andare questo, giusto? Ah, ma io non... Ah, io non l'ho preso, scusate. Come un pirla, non l'ho preso. Ok, viaggio rapido. Param papam papam. Ta-da! Là per i mezzi, perfetto. Mazza, Dai che c'è molto spazio qua. Ah, ecco, questo è un bestione non indifferente. Esattamente. Va bene. Allora, portiamo tutti i mezzi qua. E... anzi, facciamo una cosa. Lo faccio io off camera. E poi... però andiamo a vedere se c'è veramente il... la, il posto per la gru. Qua è dove mettere le cose. Di solito la gru sta... vicino qui... ma non c'è il... no, per forza... perché lo spazio non c'è. Quindi per forza così deve essere. Wow, guarda lì. Guarda qua. Questo è il signore con cui dobbiamo parlare. Questo sarà lo scavo. Vabbè, guarda lì. Lo scavone che dobbiamo fare. Va bene, va bene, va bene. Vabbè, ragazzi. Porto qui e poi parliamo con il direttore del museo.
Ok, ah ragazzi, prima che mi dimentico, ho scoperto anche un'altra cosa. No, quando abbiamo sbloccato la pompa di benzina nella nostra sede, ho scoperto anche che ogni volta che andiamo a prendere qualsiasi mezzo, anche se lo portiamo con un po' di carburante in meno, un po' di da fare riparazioni, i mezzi ci vengono dati a 100% indietro. Non lo so, boh, non lo so il perché. Evidentemente faranno loro in automatico il tutto. Non lo so che dire. Olè, parliamo con il direttore del museo, dai. The finds from the ruins have been almost completely uncovered. The angelic statue turns out to be a replica of the missing damsel. In the monastery scriptures, the noble knight is mentioned as her protector. Next to the statues, our team also recovered numerous fragments and diverse utensils that we can take into the museum for a closer study. We also suspect that the knight's lost hand may still lie somewhere here underground. Keep in mind that some of the artifacts are enormously heavy. You probably won't be able to do much with a small loader crane. Well, as long as the items get to the museum without any damage, I'm happy. Va bene, va bene, va bene. Facciamo noi qua. Si preoccupa. Ok, da scavare qui e qui dietro. Perfetto, ma io penso che... Sì, ma aspettare. No, voglio vedere il braccio se arriva dall'altro lato. Altrimenti ci possiamo prendere. Allora, vediamo un po' la sua estensione. Quant'è? Fine lì. Ci possiamo prendere anche un camion. Sì, prendiamoci anche un camion, dai. Certo, non è il plus della manovrabilità qui, ma comunque il dumper. Va bene, andiamo lì a scavare. Si sta facendo anche giorno, quindi presto presto. Va bene, va bene, va bene. Io se mi metto un po' più vicino, che succede? Ah, posso mettermi anche così, dai. Va bene. Qualcosa c'è. Qualcosa c'è. Però mettiamoci un po' vicino. Un po' più vicino, grazie. Oh, piano. Però è andato un po' troppo. Ok. Là è fatto, quindi dobbiamo metterci. Perfetto. E lo facciamo anche qui un pochettino di scavo. Ok. Disturbiamo un po' la natura. Perfetto. E adesso lì dobbiamo andarci con le nostre gambe. Allora, il caterpillar non è proprio segno di manovrabilità, eh. Ma molto a sta terra dove la metto? La posso appoggiare da qualche parte qua, perché sicuramente là non ci arriva.
Però posso provare. L'appoggio qua non fa niente? Non fa niente. Tanto. Non ci vede nessuno. Ok. Sapete com'è, no? Ok. Allora, come compito era facile, dai. Mamma mia. Mettiamoci a posto noi. Ma come mai questo non cammina? Perché non cammina? Ma se camminava fino a 5 secondi fa, quando l'ho messo. Vabbè. Vediamo se... E andè così. Allora. Prendiamo qualcosa? Apparentemente no. Allora. Ah, ok, devo abbassare questo qui, dai. Ah, così è. Ok. Lo prendiamo? Yeah. E questo dove va? Qua dentro, penso. Perché non va? Ah, perché giustamente... E giustamente è figlio di... Di Trocchio, giustamente. No, un po' più avanti. Ecco qua. Scendi. Un po' più avanti. No, un po' più là. Grazie. Vediamo, non fa danni. Ecco, a posto. Quelli dei musei ci ringrazieranno, eh? Oh, boh, dove vai? Quo vadis? Perfetto. E giustamente lui va qui. Giusto? Credo e spero di sì. Ok. Adesso l'altro... Ah, è quello lì. Grazie per la... visuale. Ok. Ok. Come andare, andata, è importante che sia andata. Giusto? Ok, ma non dovremmo essere scortati, signor... signor Coso? Oh, dove vai? Che cazzo è sta visuale? Oh.
E adesso? Ah, ok. Devo scendere? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Mamma mia, le visuali di sto gioco ti lasciano proprio a bocca aperta. Cosa devo fare qui? Ah, devo metterlo qua dentro? Ok. Ma io lì non, qui non ci arrivo sicuramente. Quindi vi devo fare un po' più avanti. Tipo qua. Vabbè. E che cos'è? Su serio? Wow. E adesso? Devo andare lì. Ok. G. Però l'animazione che mette le casse sopra lo volevano fare. Fa tutto? Eh sì, fa tutto. E ovviamente anche quello. Va bene, io direi di prendere questa cassa qui e di metterla sul camion. Giusto? Eh sì, devo metterla lì, ok. Scusi, ah no, vero. Eeeh, sti cazzo. Insetti. C'ho anche la fobia di alcuni insetti, ragazzi. I più grossi, quei più schifosi e insopportabili. Passiamo sopra la torretta? Ce la famo? Sì, certo che ce la facciamo. Perché poi devono essere giustamente messe. Il container e poi il container dobbiamo appunto portarlo a destination. Come... che cazzo? Dai, stai esagerando adesso. No, non dobbiamo andare. Ok. E adesso? Ok. Mi sembra giusto, no? Ok. E adesso dobbiamo... visto come si mettono le cose nel container, ragazzi. Dobbiamo prendere il container, ovviamente. Metterlo sul camione. E farci un bel viaggione. Perfetto. Sì, per dove mi fa andare, fammi capire. Per dove mi voleva andare sto pezzo di cretino?
Scusi, abbiamo... Dovrei essere scortato però, in teoria. Andiamo piano perché qua, giustamente, siamo in città. Non c'è cruise control, Manca a pagarlo. Neanche a pagarlo. Certo però, Che du coglions. Vai amico, vai. Vai amico. Cos'è? Verde, rosso. È rosso. Che è successo a quella macchina? Ok. Piano piano, Va bene. Accendiamo i fari. Ho acceso i fari. Mi sembrava di sì. Vada, vada. Come cazzo è passato quello? Non lo so. Siamo a 370 metri, ma seguendo il traffico è come se fossimo a 300 km. Vai a fare in Gulen. In città si chiamina 50. Qua dovevo mettere la freccia, vero? E il museo qual è? Quello lì? Ah, quello lì? Bene. Ah, è questo qui il museo, attenzione. Oh. Adesso vediamo se Pasqualino sette bellezze. Oh. Sei biccano, ragazzi. Si bugga, a volte si bugga nel suolo e praticamente non vi fa come posso dire, posizionare il camion in modo corretto. Oh, eccolo lì, diretto. Diretto. Perfetto. Allora, io direi che siccome noi non abbiamo più bisogno del camion, mandiamo tutto a casa. Che c'è? Perfetto. Direttore? Welcome to the History Museum. Grazie. I'm surprised by how well some of the artifacts are preserved. My team can't wait to get started with the surveys.
and we have also wanted to do a large exhibition on regional history for quite some time. But first, the statues must be assessed and, if necessary, restored. Recovering the statues was a very important task. With old and fragile objects like this, it could also easily have gone wrong. Good job. A un certo punto mi sembra di vedere la pugilà a mano di Montenegro. Quei reperti andavano salvati. E tu ce l'hai fatta. Ragazzi. Questo non me l'aspettavo, sinceramente. Grande così. Che bella sta fontana, Ma io volevo andare al museo, a me piace il museo. Mi piacciono i musei a me. Si può entrare? Col Caspio. Vediamo un po' i progressi, giustamente. Andiamo su mappa. Impresa. Livello. Ok, capitale, siamo 86%, ok, rifornimento 50%, capitoli. Caposquadra, un nuovo caposquadra è iniziato. Ah, questo è per sbloccare il terzo... il terzo slot per prendere tre lavori. Andiamo sul profilo, abilità. Uno. Vabbè. E mettiamocelo qua, dai. Capienza asfalto. Va bene così. Impresa, magazzino, abbiamo queste merce qui. Lavori, questo qua. Offerte, andiamo su carriera. Oh, il prossimo dovrebbe essere il cavaliere del cantiere. Attenzione. Sono stati rinvenuti i resti di un cavaliere in uno dei cantieri. Mette a sicuro il prezioso reperto prima di continuare con i lavori di costruzione. Ah, dobbiamo costruire. Attenzione. La riunione, mettere a sicuro i manufatti. Va bene, consegne speciali. Ah, con lui? Ah, posso farlo tranquillamente con questo. Va bene. Posizionamento componenti prefabbricati. Spianamento. Mazzo. Inverdimento. Wow. Rimozione di terreno superficiale, sempre con bulldozer, consegna di ghiaia, compattazione della ghiaia, la buca delle piante, posizionamento delle piante, posizione dei componenti speciali, simballaggio, posizione dei componenti speciali, materiali. Le piante. Ah, solamente per... Ok, vabbè. Vabbè ragazzi, dai, io spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, condividete, lasciate like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, aprite la descrizione che ci sono tutti i link a vostra disposizione, attivate la campanella come sempre per ricevere le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video dove continueremo ovviamente la carriera su con il nostro cario Ola, che sarebbe proprio il nostro principale. Il capo della nostra ditta. E niente, dai, ci vediamo alla prossima. Questo è tutto. Ah, ovviamente continueremo in live, spero e credo, la costruzione dei silos, e ovviamente ve la riporterò come video, ok? Ci vediamo, ciao a tutti.